in prima linea nell'affrontare le tragedie, perché il sostegno psicologico durante gli eventi luttuosi è importante. È un lavoro silenzioso quello degli psicologi pugliesi. In 250 sono intervenuti dopo l'incidente ferroviario del 12 luglio scorso sulla tratta Andria-Corato, che ha provocato 25 morti e 50 feriti, ma anche nelle zone del terremoto del centro Italia. Anche per loro l'impatto emotivo è stato molto forte, come sui soccorritori. A Bari l'Ordine degli Psicologi ha voluto ringraziare i colleghi che hanno lavorato durante le emergenze, non dimenticando che già in occasione di altri eventi tragici, l'incidente aereo dell'ATR-72 nell'agosto del 2006, il naufragio della Norman Atlantic del 2014, la strage a seguito dell'esplosione dell'azienda Bruscella nel 2015, sono stati attivati piani di intervento che, oltre alla protezione civile, ha coinvolto Ordine degli Psicologi e associazioni di psicologia dell'emergenza. Negli occhi e nei racconti di questo appuntamento barese però si leggono e si ascoltano le storie del 12 luglio scorso, come quella di Lucia Di Lauro, dirigente del Servizio della Protezione Civile della Regione Puglia. Intervenire in quella situazione di emergenza non è stato semplice, tanto che nei 4 giorni successivi ho pianto, racconta alla platea. Perché, come è stato spiegato durante il convegno dedicato alla psicologia dell'emergenza, negli eventi tragici l'operatore va incontro a quella che si definisce anestesia emotiva, che gli consente di fare la sua parte. Poi però, quando arriva il momento del riposo, ci si lascia andare al sussulto delle emozioni. Così, in occasione della tragedia ferroviaria di luglio, gli psicologi pugliesi hanno dovuto fare un grande lavoro sui soccorritori e affrontare una fase delicata, accompagnare le famiglie nel riconoscimento delle vittime. Agli psicologi pugliesi è stato consegnato un encomio perché, come spiega il loro presidente regionale Antonio Di Gioia, hanno dimostrato ancora una volta disponibilità e professionalità, senso di responsabilità e spirito di solidarietà. La disponibilità di tutti gli psicologi, soprattutto nella sciagura ferroviaria del 12 luglio scorso, è continuata grazie a un tavolo di coordinamento tenuto dalla Protezione Civile per il sostegno alle famiglie, il sostegno anche agli operatori del soccorso e anche ai dipendenti dell'azienda delle ferrotranviarie, che hanno necessitato nei mesi successivi di un intervento specialistico insieme ad altre figure.